In una passata inchiesta abbiamo dimostrato come sia facilissimo trovare delle case di appuntamento in qualunque città. Abbiamo preso l'esempio di Saronno, andando su un motore di ricerca, scrivendo incontri Saronno, si aprono dei siti specializzati, dove tranquillamente le esigenze di ciascuno possono essere soddisfatte, cercando l'età, cercando la tipologia di nazionalità, eccetera. Basta scrivere la città, noi abbiamo messo Saronno e si aprono tantissime case di appuntamento. Proprio frugando in questi annunci qua ho notato che tantissimi riportano dicitura Lolita, teen, giovane ragazza, in modo da attirare le chiamate di persone che hanno una passione per queste ragazzine. Andando sul motore di ricerca Google, ho provato a scrivere il termine teen model, cercando vedendo se appaiono delle modelle giovani oppure qualcos'altro. Incredibilmente, ma neanche poi tanto, si aprono tantissimi, tantissimi siti con immagini di ragazzine, bambine, molto spesso nude, nude in maniera integrale. E alcuni di questi siti qua invitano a scrivere la dicitura pre-teen e a quel punto si apre quello che a mio avviso è un inferno. Siti con ragazzine straniere, quasi tutte quante dei paesi indonesiani, che appaiono completamente nude, con delle riprese, addirittura delle parti intime in primo piano. Andiamo a vedere cosa succede in questi casi. Basta scrivere la dicitura pre-teen models e si aprono tantissimi siti. Pre-teen models, top list, beautiful young pre-teen models, fantasy pre-teens. Questo qui, per esempio, fantasy pre-teens, fantasia pre-teen and model. Lo abbiamo aperto e si apre una schermata rossa con a fianco dei nomi, about the teens. Cliccando the teens si aprono alcuni video in preview, quindi vuol dire che sono con la visione gratuita. Apriamone uno a caso. Qui appare una bambina che avrà all'incirca 8-9 anni. No, ovviamente non li apro in questo momento, ma vi posso dire che li ho aperti. E appaiono immagini di questa povera bambina con i capelli biondi, che quasi per gioco si cosparge il corpo di acqua, mostrando ovviamente dall'intimo le trasparenze. Sono 20 preview, qua potete già vedere qualcos'altro, e sono tutti quanti non al limite della pedofilia, la superano abbondantemente. Nel caso in cui qualcuno dovesse capitare in questi siti, come ci siamo capitati noi, ci può capitare chiunque, ci può capitare un bambino, ci può capitare qualche malintenzionato, io invito tutti quanti a andare sul motore di ricerca e cliccare la frase come segnalare un sito pedofilo, ma vi posso già dire un sito io che è www.stop-it.org. Si clicca segnala e qua viene fatto compilare la data in cui si è trovato il sito, la data del contatto e l'indirizzo. È una semplicissima ricerca, come avete visto, basta scrivere semplicemente pretin e come lo facciamo noi lo può fare qualunque altra persona, io mi occupo di spettacolo e mentre magari qualcuno cerca delle modelle veramente giovani per qualche proposta di lavoro seria, inevitabilmente imbatte la propria ricerca su questi siti pedopornografici. Noi raccogliamo tutta l'informazione, adesso facciamo una segnalazione, ma come vedete il mercato della pedofilia non è così lontano come si vede o come si pensa.